19 dicembre 1916. Termina la battaglia di Verdun, ricordata come la più sanguinosa di tutto il fronte occidentale nel corso della Prima Guerra Mondiale. Per 10 interminabili mesi vide opporsi gli eserciti di Francia e Germania. Verdun è il tragico esempio che rende calzante la definizione di inutile strage usata da Papa Benedetto XV per quel conflitto. Entrambe le parti subiscono perdite terribili. I nemici restano al punto di partenza. Nome in codice Operazione Giorno del Giudizio, è la prima guerra nella storia con la morte di massa. Il numero di caduti è stimato in 420.000. Un morto al minuto, notte e giorno, per tutta la durata dell'operazione. E poi 800.000 feriti, anche da gas tossici. Piccoli paesi rasi al suolo, campagne e boschi bruciati e cancellati che diventano un paesaggio lunare di crateri scavati da mesi di bombardamenti fra labirinti di trincee e selve di reticolati. Tutto questo senza raggiungere alcun risultato sotto il profilo strategico e militare, né per i francesi né per i tedeschi. Verdun è dunque diventata il simbolo delle tragedie da non ripetere. Non a caso il presidente francese François Mitterrand e il cancelliere tedesco Helmut Kohl si incontrarono lì, davanti al memoriale, per rendere omaggio ai caduti e dichiarare solennemente che i loro paesi avevano scelto la via della pace e della cooperazione irrevocabilmente. Era il 22 settembre 1984. Erano trascorsi quasi 70 anni.